Mauro Berruto, una manciata di ore dopo la sconfitta con il Belgio, trasferimento nella nuova località sede della seconda fase, si gioca con un giorno d'anticipo rispetto a quelli che potevano essere i programmi iniziali, anche se per tutte le squadre un po' questi programmi sono cambiati in questo europeo. Per noi, a poche ore dalla sfida con l'Olanda, qual è la situazione dell'Italia? Sì, io direi che i piani sono cambiati proprio per tutte le squadre, sia per quelle che pensavano o che erano candidate sulla carta a vincere i gironi che non hanno vinto tutte e quattro, sia quelle che pensavano di dover fare invece il turno di domani e non lo faranno e passeranno direttamente al turno successivo. Quindi qui adesso veramente sarà più bravo, andrà avanti chi sarà più bravo a rivedere i piani, no? e a rimettere in ordine le carte che si sono mescolate completamente. Noi siamo in una fase chiaramente dove non è molto utile parlare, bisogna fare naturalmente meglio di quello che abbiamo fatto ieri, ci mancherebbe altro, ne siamo perfettamente consapevoli e bisogna davvero entrare in un ordine nuovo che è molto facile da spiegare, insomma adesso sono da qui in avanti partite senza più il paracadute, partite senza più l'uscita di sicurezza, insomma lo sappiamo perfettamente. Bisogna rimettere in ordine le cose per arrivare pronti domani alle 5, facendo finta che quella sia davvero l'unica partita, così com'è, proprio perché non ci sono uscite alternative. Per chi del tuo staff ha studiato l'Olanda, quali sono le indicazioni date su questo avversario? Quali punti di forza, i punti deboli? Beh, tanto non è una questione strettamente tecnica, però anche loro hanno avuto un po' di alti e bassi come noi, no? Nel girone, una partita strana con la Serbia che hanno dominato per 2-7, poi hanno perso 3-2, quindi è una squadra anch'essa probabilmente un po' alla ricerca della propria identità. Alcuni giocatori li conosciamo abbastanza bene, insomma il palleggiatore, l'opposto, gli schiacciatori, tutti più o meno sono Rauerding, Terosti, ci arriverà, insomma sono transitati nel campionato italiano. È una squadra fisicamente importante con i due centrali, una squadra che insomma naturalmente è una buona squadra. Poi se anche ci fossero stati dei dubbi, credo che tutto quello che è successo dalla prima giornata di questo europeo testimoni che insomma ovviamente bisogna studiare e avere grande rispetto per qualunque squadra avversaria indipendentemente dal nome e dalla bandiera, e poi soprattutto bisogna essere bravi a mettere in campo, come dicevi tu, i punti di forza, però i propri, e noi ovviamente cercheremo soprattutto di fare questo da domani, e se domani ci garantirà di andare avanti nelle partite successive. Bisogna guardare probabilmente una partita alla volta, è quello che ha insegnato questo europeo, però la sconfitta e i risultati a sorpresa ci mettono di fronte a un percorso che sulla carta è probabilmente più agevole di quelli che potevamo beccare magari vincendo la pool. Guarda, so già che sai la mia risposta, perché sulla carta doveva essere tutto diverso, lo dicevamo prima, dovevano vincere sulla carta il girone le quattro squadre che non l'hanno vinto, e sulla carta le quattro che saranno lì ad aspettarci al quarto finale dovevano giocare domani. Ahimè, ormai abbiamo fatto tutti la cresima e sappiamo che la carta conta poco, bisogna trasformare la carta in risultato e in cose che succedono sul campo. Ovviamente è capitato così, non era preventivabile prima, io come dire, tutto quanto lo richiuderei in una definizione, no? Che semplicemente le nostre possibilità rispetto all'obiettivo che vogliamo e che ci eravamo dati sono esattamente uguali a prima, non sono sicuramente superiori ma non sono neanche inferiori. Questa deve essere una valutazione oggettiva con la quale è in testa arrivare alla partita di domani e poi naturalmente giocare meglio degli avversari a pallavolo. Ultime due cose, la prima velocissima, qual è il bollettino medico della nostra nazionale? Direi intanto una delle buone notizie di ieri è naturalmente il fatto che Birarelli abbia giocato per 5-7 senza accusare problemi e tra l'altro abbia anche come dire, nel corso della partita si è progredito, no? Anche nella qualità delle cose che faceva. È chiaro che magari all'inizio poteva avere qualche timore in più, quindi direi questa situazione positiva. Per le altre due che riguardano Parodi e Savani vedremo ancora domani mattina, insomma non voglio dire più di tanto, nel senso che lavoriamo e ragioniamo di ora in ora. La questione di Parodi non sembra nulla di particolare, quella di Savani è una questione che purtroppo non,
non è facile prevedere, e quindi vediamo domani come andrà. A maggior ragione adesso con queste due situazioni, ma anche prima, sappiamo che tiri forse un po' indispettito per la regola che fa sì che uno debba battezzare i due liberi a inizio del torneo e dopo non si possa più cambiare. Questo magari ci ha creato un po' di problemi. Ma guarda, mi dispiace perfino dirlo adesso, nel senso che io le prime email di quando facevo riferimento a questa regola che è un po' sciocca risalgono a 2 anni fa, cioè io non ne capisco veramente la ragione. Sinceramente qualche problema in più forse ce lo può aver creato, ma sono anche onesto nell'immaginare che questa squadra era disegnata per avere comunque varie soluzioni nel posto 4. Una è quella che è successa ieri, poi nella seconda parte della gara con Zaitsev schiacciatore, un'altra abbiamo provato tanto anche la posizione di Vettori in quel ruolo, ma con una posizione solo in ricezione, quindi avevamo naturalmente varie possibilità e questo ha fatto sì che io abbia fatto questa scelta. Adesso, ripeto, mi dispiace commentare la sciocchezza di una regola che tale rimane anche se noi avessimo avuto tutti gli schiacciatori sanissimi, oppure se questa cosa ci dovesse creare dei problemi. Insomma, credo che a questa regola vada messa a mano, anche perché non siamo gli unici. Insomma, credo che la Germania abbia un centrale che fa fuori, fa il libero, fa il secondo libero e ha il secondo libero in campo, la Finlandia ha il secondo libero in campo, quindi l'abbiamo poi interpretato tutti così. Credo semplicemente che vadano rimodellati i regolamenti in base alle cose logiche e razionali.